Siccome l'ultimo punto che va aggiunto, noi come Pandora abbiamo pubblicato recentemente una simulazione di questa ipotetica guerra. Non l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo pubblicata, è la simulazione dell'Università di Princeton. Quando io l'ho ricevuta, l'ho vista, me la sono guardata, ho visto che è una ricostruzione fatta in modo molto tendenzioso, cioè è piena di errori, soprattutto attribuisce alla Russia l'intenzione di attaccare per primi. Va bene, tutto questo è falso, ma la loro simulazione è impressionante, andatela a vedere, scrivete Princeton quando vedete Pandora e vedete la simulazione. Una cosa emerge con assoluta chiarezza, che la Russia colpirà gli Stati Uniti colpiranno la Russia e la distruggeranno. Moriremo come martiri Martiri e voi morirete come come cani. cani. Ma sarà il secondo atto. Il primo atto di questa simulazione fatta dagli americani è che l'Europa sarà distrutta in 2 giorni. Totalmente. Noi non esisteremo più. In 2 giorni, pensate, si vede chiaramente, cioè i primi missili arriveranno sull'Europa perché l'Europa sarà la sede dei missili di attacco. Certo, Scusate, noi certo. abbiamo. Pensa soltanto alla Sicilia, noi abbiamo il MUOS in Sicilia, al centro della Sicilia abbiamo uno Certo. dei centri di comando attraverso cui tutto il sistema dell'attacco americano sarà governato, attraverso il MUOS. Da lì. Quindi i russi che cosa fanno? Studiano sulla carta geografica la situazione e dicono il primo colpo deve Dobbiamo finire farlo lì. proprio lì. Lì esattamente, quindi l'Europa sarà colpita subito, immediatamente nel corso delle prime 10 ore da un attacco nucleare distruttivo. Non esisterà più Roma, non esisterà Milano, non esisterà Napoli, noi saremo liquidati in 48 ore massimo. Lo dicono loro. Una qualunque simulazione di una guerra di questo genere sarà una totale distruzione dell'Europa. Poi quello che succederà altrove sono fatti loro, ma noi siamo Noi il primo bersaglio. moriremo subito. Ecco, quindi tu capisci che se il popolo italiano venisse semplicemente informato di Di questo piccolo questo dettaglio, cambierebbe molto completamente, cambierebbe. Noi non avremmo per esempio comprato i 90 F-35, che saranno caricati di bombe atomiche, ma che non riusciranno neanche ad alzarsi in volo. Di certo. questi 90, supposto che ce ne siano in grado, se le alzeranno in volo due o tre, gli altri saranno distrutti a terra. Gran parte del nostro sistema difensivo sarà annichilito da due o tre bombe atomiche. Questo la gente non lo sa, ma noi siamo in questa situazione, esattamente in questa situazione. Poi c'è qualcuno che dice, ma no, ma non lo faranno, vedrai che non lo faranno perché prevarrà la ragione. Ma come si fa a immaginare che prevalga la ragione in una situazione come quella che descrivo? Quale Certo. ragione? Quando Putin dice che nel caso di una guerra di questo genere noi abbiamo a disposizione sì e no 5 minuti per decidere. Certo. Se partono i missili, come faccio a fermarli? I missili che sono adesso in Bulgaria, Romania, nelle repubbliche baltiche ancora non li hanno messi, ma li metteranno, Polonia sicuramente, e poi diverrà l'Ucraina a 500 km di distanza. Com'è che un dirigente, Putin, cammina con la borsa atomica, non si vede mai, ma sta 5 metri più 5 dietro? metri dietro. Come fa il tempo stesso di ricevere l'avviso? Nemmeno il Ricevere tempo di aprire l'avviso? la valigetta c'è. Cioè. Fermarsi un attimo, andare in una stanza. Voi capite che siamo in una situazione che è legata a dei computer. Che questa macchina, una volta messa in moto, sarà assolutamente distruttiva. Per questo, nonostante gli evidenti errori e nonostante l'ideologia di sottofondo che fa apparire sempre l'Occidente come molto umanitario, anche quando spara i suoi missili, perché nel documentario a un certo punto si dice che i missili, la prima salva di missili intercontinentali sarà diretta contro i siti nucleari della Russia, ma non è vero niente. La prima salva di missili dall'una e dall'altra parte sarà diretta sui centri abitati e in ogni caso le bombe atomiche colpiranno i centri abitati di tutta l'Europa, quindi l'Europa che conosciamo non ci sarà più, altro che Erasmus, non ci saranno né i giovani, né i vecchi, né i monumenti, della storia. E poi il resto si fa, nonostante tutto, intendere. Per cui vi proponiamo questo missile perché lo facciate vedere, lo vediate, lo facciate vedere ai vostri figli se guardano ancora la televisione via web, ma forse la guardano sui telefonini. Vediamo, speriamo, perché
perché qui si va a toccare uno dei nervi più delicati della situazione, perché la gran parte della gente pensa che questa guerra non ci sarà mai, e la gente che pensa che la guerra non ci sarà mai si sbaglia, perché quello che vedrete in questo film è esattamente quello che è possibile che accada in termini rapidi, in qualunque momento. E tra l'altro, voglio concludere solo con questa osservazione, si vede da questi quadri, diciamo, sperimentali, che gli 80 milioni di euro che noi paghiamo ogni giorno, ripeto, perché non vi sbagliate, non mi sono sbagliato, 80 milioni di euro al giorno, cioè 25 miliardi all'anno, che noi spendiamo per comprare armamenti inutili, si vede da questa situazione quanto dureranno. Dureranno, sì e no, un giorno e mezzo. Quindi noi stiamo buttando dalla finestra 25 miliardi di euro all'anno per un sistema difensivo che non avrà nessuna possibilità di reggere nemmeno per una giornata intera. Fateci un po' una riflessione a tutti quelli che pensano che il problema della neutralità dell'Italia non conta e che il problema dell'uscita dalla NATO è inutile porcelo perché non ce lo permetteranno mai. Questo è un modo di ragionare da schiavi. Quindi noi vi facciamo capire che è meglio non essere schiavi. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it